La LPA può pianificare la programmazione per la disputa dei playoff. L'ultimo successo interno ed anni della compagine di Viterbo ha finalmente consegnato la certezza matematica della disputa degli spareggi promozione, un record per la squadra del Tricolle che da neopromossa e con tutte le difficoltà incontrate nel suo primo anno di Serie A2 riesce ad entrare nel novero delle squadre che si giocheranno la possibilità di correre fino in fondo nella direzione dell'obiettivo massimo stagionale. Ovviamente occorre chiudere bene la stagione regolare con gli ultimi due impegni, che da qui al 24 marzo terranno ancora impegnata la squadra, ma si tratta di impegni che non hanno più quel peso psicologico che avevano avuto le partite sino a domenica. La LPA sa di essere giunta nel gruppo delle squadre di prima fascia e tanto serve anche a galvanizzare l'ambiente in vista della trasferta di Bologna e dell'ultima gara del campionato in programma in casa contro Battipaglia. Al di là del risultato, ovviamente, Coach Agresti vuole continuare a vedere la crescita della squadra che è stata evidente nelle ultime due decisive partite. La LPA ha battuto le uniche due concorrenti ancora in lizza per un piazzamento playoff, sfoderando personalità e compattezza di gruppo, elementi che appunto Agresti vuole che la squadra continui a coltivare anche nelle ultime due partite e tanto in vista della disputa dei playoff. Nell'ultimo turno di campionato il risultato della formazione arianese costringe Viterbo a rinunciare alle velleità da playoff. Stesso discorso vale per Reggio Calabria, battuta 61-54 dalla Cari Spezia. Il derby campano disputatosi tra Napoli e Battipaglia va alla squadra di casa, le partenopee hanno piegato Battipaglia con il risultato di 61-55. L'altra campana, Salerno, si è imposta invece contro la prossima avversaria della LPA, il Bologna, con il punteggio di 73-62. Ancora 0 punti il Siena, che non ne ha vinto una sinora, lasciando il successo anche alla Elite La Spezia, che in Toscana si impone con il punteggio di 80-37. Infine la capolista Ragusa, che dà il doppio dei punti al Collegio Italia e vince per 81-40. Iris, l'anno scorso un campionato da protagonista, quest'anno di nuovo protagonista, avete raggiunto un traguardo storico. Sì, era l'obiettivo primario che aveva la società di entrare nel playoff e rimanere in categoria, però senza fare il playout. E quindi come primo obiettivo l'abbiamo raggiunto questo. E lo potevamo fare anche prima, la città meritava un altro posto invece di questo che abbiamo raggiunto. Però la cosa importante è che Ariano ancora un altro anno sarà in Serie A ai massimi livelli e la società deve continuare a crescere in tutti i sensi. E questa è la cosa positiva. Conoscendo un po' lo spirito delle giocatrici, si giocheranno i playoff sempre per vincere. E secondo me, quando nei playoff, per la mia esperienza posso parlare, il playoff è un mondo a parte, non c'entra niente il campionato, perché il playoff sono partite secche che tu poi come avrai perso magari durante l'anno, ma nel playoff è un'altra cosa, anche la tensione è diversa, la voglia di vincere è diversa, l'animo di tutte le giocatrici è diversa quando affronta un playoff. E questo ci può giocare anche una cosa particolare, perché ci sono tante ragazze che playoff di Serie A non l'hanno mai fatto, però questa è la cosa bella dello sport. La cosa importante di quest'anno è che siamo rimasti in Serie A2 e ancora dobbiamo chiudere al meglio questa stagione. Tu che sei, diciamo, un pochino la beniamina del pubblico, cosa vuoi rispondere al tifo in casa? No, io solo devo ringraziare a loro, chiedere scusa perché veramente la nostra squadra ha avuto molti alti e bassi e secondo me noi non siamo mai riusciti a esprimere la pallacanestro che per i nomi che abbiamo nella nostra squadra potevamo fare. E noi penso che abbiamo dato dentro di quello che potevamo il nostro meglio, però non è stato mai sufficiente per la posizione che abbiamo in classifica e soprattutto per questa gente che è venuta e sempre ci ha appoggiato in tutte le partite che un po' abbiamo perso, però penso che adesso che si avvicinano i playoff, le fasi finali, le ultime due partite che saranno importanti e vogliamo vedere di nuovo qua nel palazzetto. L'unica cosa che dobbiamo dire noi come squadra è grazie perché ci hanno appoggiato sempre e anche le ragazzine che noi abbiamo la fortuna di allenare ci hanno seguito sempre.